Il sovrappeso a 60 anni può accelerare l'invecchiamento cerebrale. Il cervello di chi è obeso, infatti, è come se avesse 10 anni di più. Lo rivela uno studio americano che ha messo in relazione il rapporto tra indice di massa corporea e spessore della corteccia cerebrale. Aumenta anche il rischio di Alzheimer, e quanto risulta da uno studio pubblicato su Neurology, la rivista dell'American Academy of Neurology. Dalla ricerca è emerso che le persone con girovita più largo e indice di massa corporea più elevato della media hanno maggiori probabilità di avere un assottigliamento della corteccia cerebrale. L'associazione è risultata particolarmente evidente in chi ha meno di 65 anni, il che rafforza la teoria secondo cui il sovrappeso nella mezza età può aumentare il rischio di invecchiamento cerebrale con relativi problemi di memoria e riduzione della capacità cognitiva negli anni successivi. E rimaniamo in argomento, perché aumenta il rischio di obesità per chi usa per troppe ore al giorno lo smartphone. Usare lo smartphone per più di 5 ore al giorno aumenta del 43% il rischio di obesità. È quanto suggerisce uno studio su studenti universitari presentato alla conferenza dell'American College of Cardiology. L'uso prolungato del telefonino facilita la sedentarietà e riduce l'attività fisica, condizioni associate ad un aumentato rischio di morte prematura, al diabete, alle malattie cardiovascolari, ai tumori e ai problemi osteoarticolari. Il suo impiego eccessivo è risultato associato anche ad altri comportamenti che a loro volta possono compromettere la salute dell'individuo, come ad esempio mangiare male. Lo studio ha coinvolto 1.060 studenti di 19-20 anni, il cui utilizzo del telefonino è stato monitorato. È emerso che usarlo per 5 o più ore al dì associa a un rischio di obesità del 43% maggiore, a probabilità doppia di consumare bibite, mangiare cibo da fast food e snack dolci. L'Organizzazione Mondiale della Sanità boccia le sigarette elettroniche. Nel suo rapporto 2019 sul tabacco si spiega come questi prodotti vengono commercializzati o promossi in modo aggressivo come alternative più pulite alle sigarette convenzionali, come aiuti per smettere di fumare o come prodotti a rischio ridotto. Eppure non sono privi di rischio e l'impatto a lungo termine sulla salute e sulla mortalità è ancora sconosciuto. Nel lungo rapporto si spiega a tal proposito come ad oggi non esistano prove indipendenti sufficienti per sostenere che l'uso di questi prodotti possa realmente aiutare le persone a smettere di usare il tabacco convenzionale. Inoltre, le prove disponibili non supportano l'affermazione dell'industria del tabacco, secondo cui questi prodotti sono meno dannosi rispetto ai prodotti del tabacco convenzionale. Inoltre, l'OMS sottolinea come la disinformazione dell'industria del tabacco in merito alle sigarette elettroniche sia una minaccia attuale e reale. C'è una mancanza di chiarezza sul fatto che questi prodotti abbiano un ruolo da svolgere nella cessazione del fumo, e si aggiunge che anzi ci sono preoccupazioni reali riguardo al rischio che rappresentano per i non fumatori che iniziano a usarli, in particolare i giovani. Promuovere l'allattamento al seno salva 820.000 vite l'anno. Il latte materno è un diritto per ogni neonato, fa bene alla salute e ha un impatto positivo sull'economia, ma ancora solo per 4 bambini su 10 è l'unico alimento nei primi 6 mesi di vita. Estenderlo a tutti potrebbe salvare più di 820.000 vite ogni anno e comportare risparmi per 340 miliardi di dollari annui. A stimare i costi è uno studio condotto in 100 paesi nell'ambito dell'iniziativa Alive and Thrive, in vista della settimana dell'allattamento al seno promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1 al 7 agosto. Mentre per promuovere anche in luoghi pubblici questo gesto sano e naturale, il Ministero della Salute ha realizzato un video in onda in questi giorni sulle reti RAI. L'OMS raccomanda l'allattamento al seno esclusivo fino ai 6 mesi, quindi una prosecuzione affiancandola ad un'alimentazione
complementare fino a 2 anni o più. Il latte materno infatti ha tutti i nutrienti essenziali e nella giusta proporzione per una crescita sana del bimbo, riduce il rischio di allergie, è disponibile in ogni momento ed è gratuito, ma ha benefici anche per la salute delle mamme, poiché riduce il rischio di emorragie postpartum, di osteoporosi dopo la menopausa e quello di cancro al seno e dell'ovaio. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro portale web di Benessere e Salute all'indirizzo che trovate alle mie spalle e sui social. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima edizione.